Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi andremo a utilizzare per la prima volta una palette che così vedendola mi ha fatto subito innamorare ed è assolutamente low cost. E anche un mascara, penso che siano due novità tra l'altro del brand in questione, ma vi ricordo, qualora non l'abbiate ancora fatto, di andare a recuperare il video precedente a questo in cui abbiamo realizzato la base del viso, poiché sono dei prodotti che mi sono piaciuti molto, mi sono voluta soffermare, provare con calma eccetera eccetera, ho deciso di dividere i due video, ma questa base del viso, che costa pochissimo ed è bellissima, merita la vostra attenzione. Vado a mettere due mollettine per togliermi i ciuffi davanti agli occhi, perché io sono una di quelle che non si riesce a truccare con i capelli davanti agli occhi. Vi vado subito a mostrare la palette che andremo a provare oggi ed è una novità di Revolution, si chiama Dreamer, eccola qui. La palette è di quelle in latta, tutta rosina chiaro, con tutte queste stelline bianche, molto bella esteticamente. Non uso una palette di Revolution da non so quanto tempo, ma veramente tanto. All'interno c'è un grande specchio e ci sono, ragazzi, questi colori che sono pazzeschi, cioè gridano proprio primavera vieni a me, sono bellissimi. Avendo utilizzato queste altre novità sul viso che mi hanno entusiasmata all'ennesima potenza, io mi aspetto tantissimo anche da questa palette. Io voglio cercare di farvela vedere bene perché è esteticamente bellissima, anche queste cialde variegate, la gamma dei colori, molto carina. Cominciamo con questo colore matte, marroncino chiaro, marroncino chiaro, un colore chiaro matte che si chiama BFF. Ne vado a prendere un po' polverosa, ma insomma, nell'ordine delle cose. E vado a fare una prima sfumatura. Sulla palpebra ho soltanto la solita base per ombretto di Urban Decay, ma sapete che io per qualunque cosa uso con qualunque ombretto di qualunque tipo, devo mettere una base sull'occhio, altrimenti a me non tiene nulla. No, è solo un marroncino, un beige rosato più che marroncino, ecco, mi sono espressa male. È un beige rosato, ma oggettivamente si vede nella piega, è proprio chiaro il colore. Non mi vorrei sbagliare, ma di colori totalmente matti io vedo solo questo beige rosato che abbiamo messo e questo rosa shocking, rosa Barbie qua sopra, perché anche il lilla che è di fianco, con le luci puntate ha dei piccoli sbrillini argento, pochi, quindi probabilmente poi in applicazione non si vede, quindi anzi andiamo a prendere subito e vediamo un po'. Ho preso un po' del lilla, è molto caro, allora è scrivente, ma anche questo vedete sbianca, nel senso che è molto chiaro anche lui. Ma noi vogliamo fare altro, quindi vado a prendere questo colore qui che si chiama Baby, che è questo un po' più scuro. Vado con un pennellino un pochino più di precisione, sempre da sfumatura, vediamo un po'. Sono sincera, con alcune palette di Revolution negli anni mi sono trovata bene, con altre, insomma, non una roba da strapparsi i capelli. Lo vado a picchiettare sopra questo lilla che abbiamo messo. Li trovo tutti molto chiari. Quello che posso dire è che si sfumano in un nanosecondo. Veramente con un nulla ho fatto la forma, la punta esterna, con un niente. Non so quanto si veda dalla fotocamera perché comunque continuano a essere colori chiari, ma d'altronde qui non è che ci aspettiamo robe. Continuiamo, non demordiamo. Vado a prendere So Hot, questo viola rosso, non so che cosa verrà fuori, ve lo dico. Io sto proprio andando così all'impronta. Stiamo totalmente improvvisando, avrei potuto andare subito sui verdi, ma ho comunque qualcosa per voi. Sì, si stratificano, non hanno una pigmentazione, almeno questi che sto utilizzando, esagerata, però ecco, questo, il viola si vede, sempre tutto molto pastelloso, molto chiaro, si sovrappongono uno sull'altro tranquillamente. Vi faccio vedere alcuni dei colori luminosi. Questi nello specifico sono OK, Love e Babe, cioè 1, 2,
e 3. Vado a prendere OK e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, a sfumare con i vari rosa, lilla, e devo dire che la scrivenza è pazzesca. Ripeto, non verrà una cosa scura, non vuole proprio essere niente del genere, vuole creare look pastellosi. Diciamo che potrebbe essere probabilmente una valida alternativa alla pastel di Natasha Denona. Sempre nell'ottica di non è un dupe, ma cerchiamo qualcosa di valido economico. Non tutto l'economico deve essere per forza messo a paragone con cose costose, non tutto il costoso è ultra valido, perché costoso sapete come la penso io. Non amo molto però questi paragoni dupe, delle volte secondo me vengono fatti puramente per le visualizzazioni, click, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo delle cose valide, economiche, che diano soddisfazione. Punto. Ho applicato un po' di correttore, adesso andiamo a provare una matita verde, bellissima, verde smeraldo, bellissimo. E non so se siano novità o se ci siano da tempo, ma io le ho viste per la prima volta, è della NYX. Ed è appunto questo colore pazzesco, ci sono un sacco di colori pazzeschi. Se mi piacerà prenderò anche qualche altro colore. E vado intanto a metterla nella rima interna dell'occhio, a sporcare tra le ciglia, vediamo se scrive. Non ho mai provato, penso, nessuna matita occhi, a parte il matitone Milk, i matitoni, ma mi sembra che matite occhi della NYX non ne abbia mai provate. Andiamo a vedere, caspita, cioè lo vedete? Scrive, decisamente scrive. Mamma mia ragazzi, scrive in una maniera incredibile, poi di una precisione, scrive subito, rilascia il colore, guardate che bello. Siccome mi piace tanto, voglio andare anche a fare una righetta alla rima ciliare superiore e ho deciso che andremo a completare con il verde, ho deciso. Quindi vado a fare una righetta sottile. Non riesco a parlare e a scrivere, quindi proprio all'attaccatura della rima ciliare, sottile sottile. Ora vado a prendere un po' del colore, questo verde luminoso che si chiama appunto Babe, ve l'ho swatchato anche prima sul dito, e vado a sfumare la matita nella rima ciliare inferiore e andiamo a fare la stessa cosa con lo stesso verde alla matita applicata alla rima ciliare superiore. Quindi stessa cosa, andiamo piano piano a sfumarla. Ora vado a prendere quest'altro colore qua, questo variegato bianco luminoso e rosa, e vado a illuminare l'angolo interno dell'occhio in questo modo qui, che carino che è. Allora, bisogna capire con questa palette effettivamente quale possa essere poi la resa del make up, le potenzialità. È una palette che non è fatta di eccessi, è fatta di colori, ma di colori portabili, pastello, che si possono costruire. Non vi dovete aspettare che un colore del genere lo andate a applicare e avete fatto la sfumatura, ma andate a incrementare un po' alla volta, li potete stratificare. Io nella piega, per ottenere il colore che volevo, ho stratificato non so quanti colori senza nessun problema, ma in un anno secondo, ma tanti. Quindi ecco, se cercate una palette con una resa del genere, non ha colori troppo scuri, ma ha tanti colori, al celeste, al verde, ai lilla, ai rosa, al dorato, ha questo colore bronzo beige, che è quello che ho messo tra l'altro sulla palpebra, guardate che bello che è, e non fa neanche texture, non va a enfatizzare nulla, quindi la texture è molto bella. Non ha eccessi scuri e non ha eccessi troppo colorati. Se siete in questo mood, secondo me è una palette da tenere in considerazione. Vi voglio swatchare anche il celeste. E lo vedete che belli che sono. Sono luminosissimi, però guardate che belli. Così, appena li toccate. E questo è questo oro brunito. Guardate. Tra l'altro vi posso dire che il celeste e questo oro brunito insieme viene anche un look spettacolare. Sapete che amo i colori e mi piace giocare con i colori, non sono una che di quelle, vi ho sempre fatto il discorso, non esistono età, date di scadenza per truccarsi in una determinata maniera come ci piace a noi, non esiste niente di tutto questo, esistiamo noi, la nostra personalità e il nostro modo, la nostra voglia di approcciarci al make up, come meglio ci fa sentire,
a noi, non agli altri che guardano, noi. Andiamo a finire gli occhi e a questo punto, cioè, io mi aspetto di tutto e di più, perché finora tra base del viso, occhi, anche la matita di NYX, anche se è l'unica voce fuori dal coro, fuori dal coro, perché per l'appunto non è di Revolution. Questo è un mascara effetto ciglia finte, il colore è ultra black tra l'altro, quindi andiamo ad aprirlo. Vediamo un po', era proprio scocciato, non l'ho neanche visto. Molto carino anche lui, tutto un po' roseo, molto carino. Andiamo a vedere lo scovolino. Wow, è uno scovolino di quelli in setole, abbastanza cicciotto. Andiamo a vedere l'effetto come prima applicazione sulle mie ciglia. Capisco, è fatto un po' particolare. Andiamo a fare una generosa prima passata, senza, cioè cercando di non spiaccicarcelo come faccio sempre, e vediamo un po'. Allora vi dico che effetto ciglia finte, sulle mie ciglia che sono mediamente lunghe, piuttosto bionde e sottili, io lo vedo più, allora separa molto bene ma non volumizza per nulla, rimangono sottiline le mie ciglia, però dà un look molto ordinato, questo sì, non me le appiccica, io odio quei mascara che mi fanno i ciuffetti raggrumati effetto ragno, e a me può succedere facilmente proprio per il fatto di averle così sottili. È abbastanza nero, ma sinceramente non vedo nemmeno questo ultra black, black. Qui ovviamente è senza, qui è con una passata abbondante. Mascara applicato a tutti e due gli occhi, ho fatto anche in questo caso comunque una passata abbondante, non vado a fare una seconda passata perché io ho sempre paura appunto di questa cosa che mi si appiccichino, quindi lo lascio così. L'effetto è carino, me le tiene ordinate, me le allunga per bene, non le volumizza più di tanto. Questo è il look terminato, totalmente low cost, occhi e base del viso. Fatemi sapere tra tutti i prodotti, anche quelli della base che avete visto nel video precedente a questo, qual è il vostro preferito, quello che vi ha rapito di più il cuore. Per quanto riguarda i prodotti che abbiamo utilizzato oggi, questa palette è molto valida se ricercate, magari non utilizzate granché i colori, volete approcciarvi, però cercate anche dei colori che siano facilmente sfruttabili, quindi magari non troppo intensi, non troppo scuri, ma così una gamma pastellosa, questa vale la pena. Se vi piacciono in generale le palette colorate, questa è molto carina perché comunque ha una gamma variegata, ai verdi, ai viola, ai rosa, al grigio, al celeste, ha delle tonalità di oro un pochino più brunito, un pochino più sul beige, insomma c'è un po' di tutto, e quindi con una palette sola, economica, coprite un buon range di colori a prescindere. I colori si vanno a stratificare molto bene, quindi potete andare a giocare, a mettere insieme. Avete visto come ho tirato fuori questo violetto andando a miscelare più colori, che non è un demerito, ma anzi vuol dire che i colori si sfumano molto bene, molto facilmente nelle mani un po' di chiunque. Vi deve piacere la gamma di colori pastellosi chiari. Questa palette non ha degli scuri intensi. Potete poi eventualmente, volete andare a giocare con un colore pastello e creare però una sorta poi di smoky, di parte esterna più scura, con altro. Non c'è in questa palette. Questa si propone per essere proprio una palette pastellosa, chiara, adatta un po' a tutti. Come vi dicevo prima, magari dà la possibilità di sperimentare con i colori se ne avete voglia, senza spendere un patrimonio, e secondo me questo è un bel merito. La matita di NYX è bellissima e sicuramente prenderò qualche altro colore, perché ho visto che ce ne sono diversi interessanti. Quello che mi ha colpito un po' meno, non è brutto, però se mi scrivi effetto ciglia finte, io mi aspetto un effetto ciglia finte, e questo è un effetto ordinato, carino, sistemato,
non fa una piega, ma sulle mie ciglia che sono sottili volumizza veramente poco. Devo andare a ripassarlo più e più e più volte, con il rischio per le ciglia sottili come le mie che poi si appiccichino. Cattivo mascara? No, perché la prima applicazione tra l'altro è stata molto carina, però mi aspettavo altro, insomma, dalla descrizione. Spero di avervi accontentato con quelli che secondo me sono dei gioiellini per quanto riguarda i low cost. Sono molto soddisfatta questa volta, evviva, evviva, evviva! Ci vediamo alla prossima, ma prima le emoji. Voglio fare come nello scorso video, emoji così, scelta random, aspettate. Io vado a scorrere, 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 vediamo un po' che viene fuori. La sirena, la sirena della polizia, il lampeggiante rosso, ecco, non so se lo vedete, lampeggiante rosso. Questo per attenzione, attenzione, gioielli low cost da non perdere. Ciao, grazie!